Beppe, ci siamo. Andiamo. Sono proprio curioso di vedere cosa è rimasto qui nella cucina e amici, sembra anche qui essere rimasta ogni cosa. È incredibile. Ma Beppe, ma che cosa è successo qui? Ma non ha senso, niente. Cioè, è rimasto tutto. Sono rimasti tutti gli strumenti, i mestoli, sono rimasti gli scottex che tra l'altro sembrano iperpuliti. Sì. Cioè, guarda, forbici, schiaccianoci, qua c'è addirittura una luce che ovviamente scarica il sapore. Hai visto però i biscotti lì? Sono francesi? Sì. È vero, sono francesi. Quindi è una persona che va e viene dalla Francia magari. Però non lasci tutto qua così. Potrebbero essersi trasferiti del tutto in Francia. Potrebbero essere scappati dall'Italia, soprattutto perché qua non c'è stato neanche un tentativo, Beppe, di trasloco. No, è bloccato così, qui, congelato. Qui, com'era, hanno lasciato e sono andati. Qua abbiamo un altro giornale, vediamo la data, riporta 9 settembre 2020. Aspetta. Cosa? Sto foglio mega marcio. Buongiorno, sono la signora dell'Audi grigia, mette la targa. Mi scuso per la mia dimenticanza di spostare la mia auto dalla sua proprietà. La ringrazio di non avermi fatto trovare l'Audi dai carabinieri. Mi scuso ancora, cordiali saluti Antonella. Che tenera, c'era dell'educazione. Ma ti rendi conto? Sì. Però l'ha tenuta sta lettera? Sì, ma magari è successo proprio a ridosso, non lo sappiamo. Però, io sono sconvolto. E ti dico anche, a parte questo cadavere di ragno terribile rimasto lì, proviamo ad aprire, cioè, guardate, tutto. Madonna, ma questo tutto, guarda quanto è bagnato. Sì, sai che cosa è esploso? Forse c'era qualcosa. Guardate. È fradicio, è l'umidità. L'umidità, sì, è rimasto tutto, amici. Tutto, non è stato portato via niente. Ma quel tè lì è pure chiuso con il sigillo. Guarda, c'è ancora il risotto lì addirittura. Ha senso, abbiamo ancora il caffè. Anche mio nonno aveva il vizio di etichettare tutto con quella roba lì. Ci sta, ci sta. Qualsiasi cosa aveva sul suo nome tu non potevi toccarlo. Cioè, apriamo anche qua sotto, giusto per... Cioè, guardate. Cioè, ditemi voi se è normale una cosa del genere. Ma questa casa qua è strana. Non ha senso. Per riscontri? Infatti, perché vorrei vedere se c'è qualche data. 2018. L'importante è non venire verso di noi. Qua abbiamo un altro 2018. Ed è un caffè. Espresso a 2,20 euro. Ma da Venezia praticamente. Non è Venezia, è Francia. Francia is the new Venezia. Amici, veramente, io non so più dove sbattere la testa. Questo è 2020. Sì, l'avevo già visto. Ma comunque prima. Stiamo rimbalzando come una mosca dentro un bicchiere, ragazzi. Cioè... Sì, perché... È troppa roba da guardare. Beppe, prova del 9. L'abbiamo detto insieme. Sì. Con lo stesso tempo comico. Proviamo a vedere. No. Ok. Qui forse c'è stato del tempo. Questo allora. È anche strano però. Sì, perché lasci tutto, ma liberi il frigo. Sì, mi vai a portare via tutto e non... Cioè, mi porti via tutto dal frigo. Questa era chiusa da un bel po'. Sì, mamma mia. Piena di ragnatele, no? Ma tu, che bestie, tra l'altro. No, io non ho capito. Allora, sicuramente la pandemia può aver limitato il venire costantemente qui in Italia. Questo non giustifica l'abbandono che noi vediamo, che sembra molto più lungo di soli 4 anni d'abbandono, ma soprattutto di come è rimasto qui tutto. Cioè, per come è rimasto qui tutto, Beppe? Occhio, metto che là c'è una targa. Ok. Quel bravo, paese. Bravo che me l'hai detto. Cioè, da come è rimasto così tutto? Sembra che veramente un mese sei in Francia, un mese sei in Italia. Cioè, come se torni... Sì, perché ci sono scontrini italiani, scontrini francesi. Cioè, comunque l'avevamo intuito subito sta cosa. Certo. O sono rimasti in Francia. No, o è successo qualcosa di brutto per non tornare più in Italia. Magari una delle due, magari erano una coppia, uno dei due era italiano nel momento che è mancato. Era molto vicino al cane. Spegni la luce. No, ok, adesso sembra più lontano.
piazza, diciamolo, fuori è letteralmente una giungla. L'hanno visto loro quando noi siamo entrati. Sì, mi ha fatto fatica a entrare. Ma guarda, quindi, la casa al buio. È molto creepy. Tra l'altro, quanto buio. Cioè, questo poi non è, buio. Non è un buio deciso dalla sistemazione del giardino, dalla posizione della casa. Questo è un buio perché ormai palme, alberi e vegetazione sono così alti da oscurare perennemente la casa. Questo è anche il motivo per cui è rimasta così tanto intatta. Agli occhi di un ladro è letteralmente invisibile questo posto. Non porti via niente da qua, come fai? Cioè, fisicamente è impossibile. Sì, 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 sì. E qui che cosa è rimasto? Allora, questo qua mi sa che... Com'è che si chiama quello che manda su più piani il cibo, il portavivante, giusto? Ah, sì. Sì, che meraviglia. Ma dai, non questa avrei mai detto. Questa è una cosa molto carina. Aveva senso, forse. Americano. Sì, sì, sì. E qua invece abbiamo... Un altro ingresso. Ah, e... quello che abbiamo visto da fuori. Ok, da dove siamo arrivati noi. Quindi, ok. Ma ci sta perché il cane è là sopra. Se pensi prima come sentivamo le voci, ha senso che sentiamo così forte. Da qua, allora. Va bene, va bene. Amici, quello che abbiamo trovato in questa stanza è andato oltre ogni nostra aspettativa plausibile, proprio perché ci sta a trovare stanze, soggiorni pieni di cose. È incredibile trovare però cucine così tanto piene. Inspiegabile poi il fatto che il frigo fosse vuoto, ma tutto il resto in realtà è pieno di cose, e quindi non si capisce effettivamente l'abbandono, per quale motivo c'è stato. Cercheremo ovviamente di capirlo esplorando le prossime stanze, ma ci sono per ora più misteri che risposte. Vediamo se troveremo qualcosa. Bene, ci siamo praticamente, adesso è il momento di salire le scale e vedere quello che c'è al piano superiore. Io sto fremendo, sono molto sincero, perché spero veramente di trovare la stessa bellezza che abbiamo trovato. Guarda, finora. Guarda. Cos'è? Niente. È tipo una sorta di... Cos'è? Una borsa, un ventaglio. Un ventaglio super chic. Però guardate anche qua. Cioè, qua abbiamo ancora tutti i vestiti con tanto di cartellino tipico della tintoria. Mamma mia. Questi comunque a me danno proprio l'idea di persone che stavano bene, ma proprio anche a livello di società, che erano molto presenti. Cioè, mi dà proprio, non lo so. Tutti i vestiti appena lavati. Sì, ma anche poi belli, eleganti, lunghi. Boh, va bene. Beppe, andiamo avanti, vediamo quello che è rimasto qui più avanti. No, DVD. Che meraviglia. No, uno dei miei cartoni preferiti. Che c'è, Beppe? Questo bagno non ha senso. Guarda. C'è tutto. C'è tutto, Beppe. Prova ad entrare. Non ci sono grandi ragnatele. Cioè, guardate qua. No, vabbè. Cioè, guarda. Ma ti giuro che una roba del genere. Spazzolino nuovo. Spazzolino nuovo, dentifricio, profumi. Tutto incredibilmente meraviglioso. Doccia un po' atipica perché è una sorta di vasca quadrata alta pochissimo. Da notare anche lo sgabellino. Sembra quasi, Beppe, vedendo anche proprio certe cose, mi ricorda molto casa di mia nonna. Quindi se l'hanno comprata nella stessa epoca, probabilmente le persone che ci vivevano qui negli ultimi tempi erano persone piuttosto anziane. Per avere una doccia così. Per avere una doccia così, che sembra quella tipica giustamente di un anziano che si fa una doccina da seduto, ma soprattutto questo è identico. Mia nonna ha comprato casa negli anni 70 e anche questa non ci si allontana moltissimo a livello proprio di alcuni elementi. C'è anche questo. Cioè, questa è una cosa veramente molto signorile, molto antica. Ma però sì, anche a me da quelli da lì. Poi qua vedi altri vestiti. Sì. Stavano a tenerli in bagno. Hai visto anche questo cartellino della farmacia? Sempre in francese. Sì, c'è scritto farmacia. Sì, e qui sotto cosa abbiamo? Abbiamo un sottoscala. Ne abbiamo un sottoscala sicuro. Sì. Sotterraneo. Dopo ci andiamo allora.
dici? Sì, per forza. Non mi intendo, non andiamo adesso? No, no, facciamo tutto con ordine. Sembra bello pieno. Sì, madonna quanto è lungo. Sì. Stupendo, dopo ci andiamo, dai. Voglio vedere i piani di sopra. Andiamo. Cioè, guardate che meraviglia, che meraviglia. Non so se si vede vicino il video questa liana che praticamente fa da, diciamo, arco. Drappeggio. Esatto. Possiamo andare così ci illumini con la tua potentissima luce. E ci sono più piani di quanto avevo capito, perché mi sa che abbiamo ben 3 piani di villa. Ma sta cadendo il soffitto? Cioè, guardate. No! Cosa? A parte che ho appena visto la carta da parati della foto giù. Sì. Quindi erano qua sopra, anche in quella foto. Ma poi c'è questa luce bellissima che entra, che è stupenda. Ti lascio andare avanti perché... Vado io, va bene. Ma c'è un calendario sentimentale. Urca. Allora ragazzi, qua ci sono tante stanze, guardiamo tutti dritto, io guarderò dritto e ci siamo. No Beppe, Beppe non te lo immagini, non te lo immagini per niente. È fantastico. Ti giuro sto tremando dall'emozione. È bellissimo. Allora, le muffe sono particolarmente potenti. La difficoltà anche nel parlare sta appena l'hai detto in questa muffa, perché ovviamente come potete vedere è presente in ogni elemento rimasto. Guardate l'umidità qui, non è marcio, come si è appoggiata sulla plastica, e guardate qui invece il libretto degli assegni come è mangiato appunto dall'umidità, ma anche qui, qua forse è il punto letteralmente più evidente. Guarda, abbiamo un documento di identità di un bambino nato nel 1997. Wow! Metto qua, no, non ce la faccio, aspetta, devo uscire. Mamma mia! Cioè, è proprio marcio qui. No, vabbè. C'è quello là sopra uno studio. Sì, l'ho visto quando salivamo. È pesantissimo, eh. È pieno di stanze qua. Sì, è pieno. Allora, amici, stiamo cercando di riprenderci. L'odore è esageratissimo. C'è un'umidità clamorosa, tant'è che, come potete vedere, le finestre interne sono completamente bagnate. Neanche un FFP3 blocca questo odore fortissimo che c'è in questa stanza. Ovviamente lo sapete, le muffe nere è meglio non respirarle, per cui preferiamo in questo momento stare fuori. Magnifico vedere questo studio, probabilmente di, diciamo, del proprietario, della proprietaria di casa, che come passione appunto aveva quella di pitturare, quella di dipingere. Ma non solo, perché qui tra l'altro abbiamo un sacco di vinili che vorremmo mostrarvi. Lì abbiamo un album particolermente sentimentale, sì, come diceva prima. Sì, fosse un calendario invece un sembrava album. aveva senso potesse essere un ho calendario. Ho fatto una ripresa col telefono orizzontale, sì, della finestra, perché non so se rende da qua. Eh sì, è completamente sudata, cioè sembra una doccia quando hai finito, sì, di fare la doccia. È vero. No, l'ultimissima cosa, vi giuro, vorrei farvi vedere qua tutta questa mega collezione stupenda di vinili. Ci dispiace amici, vi giuro, c'è anche solo avere la testa qui dentro, mi sembra di entrare tipo in una sorta di sauna, però che sa di schifo ed è troppo troppo difficile starci. Ok amici, scusateci ancora se non entriamo, un giorno magari entreremo con gli FPV, faremo vedere tutto col drone. Esatto, e poi usciamo. Ora ti direi Beppe, visto che l'avevo intravista con la coda dell'occhio, questa sembra a tutti gli effetti la camera matrimoniale dei proprietari di casa. Ma io non ti dico niente quando entri. Sì, perché ti ho sentito prima esclamare cose che non possiamo farvi sentire. Ovviamente stiamo molto attenti. Non voglio condizionarti. Eh sì, madonna, mi scende proprio di 2 centimetri. Però vi devo dire che già qua è molto più possibile starci. Ed è rimasto tutto. Tra l'altro hai visto, Beppe, questo non sa molto di letto matrimoniale. Cioè sono... sembra tipo un divano letto. Non lo capisco, sinceramente. Aspetta, è un po' strano. Questo qua che si... questo copre il materasso. Che si scalda. Non capisco, cioè non Madonna capisco mia. Se si scalda o se è quello ad aria. Io non capisco se è tipo la moquette, che tra l'altro ecco qui amici hanno la moquette, quindi immaginate una moquette non curata. Che odore può rilasciare, una roba veramente terribile, ma è più sopportabile rispetto allo studio. Bello però. E sì, e questa qua mi sa che è proprio quella riscaldata, vedi che c'è proprio qua dietro il telecomandino. Il telecomandino appunto per regolarla. Ed è tutto meraviglioso amici, sono rimaste tantissime cose. Ed è molto raro appunto per noi riuscire a trovare così tanta roba, cioè guardate qua.
Vabbè, abbiamo completi su completi perfettamente intatti. Sembra che hanno aperto ieri questo armadio. Infatti noi poi provvederemo a chiuderlo. Mentre qui abbiamo un'infinità di cravatte, probabilmente usate giornalmente. Fantastico. Dal proprietario di casa. Simbolo anche proprio di una persona benestante, perché negli anni 60-70 se ti mettevi una cravatta quasi sempre era perché eri comunque magari un imprenditore, magari comunque una persona, cioè, che lavorava in certi ambienti. Cioè comunque sono cravatte di un certo livello. Sì, 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 ma si vede proprio anche dalla qualità e soprattutto se pensi quanti anni hanno e quanto stanno reggendo. Perfetto. Bene, sembrano da negozio. E qui, come potete vedere, abbiamo ancora tutti i loro vestiti circondati da queste pareti molto Versace, con questa carta molto molto spinta, però bella. Posso dirti che non abbiamo mai trovato in un'esplorazione quella cosa là? Di cosa? Il rack dei pesi. No! Questo non l'abbiamo mai visto. No! È stupendo. Cioè, questo veramente è la prima volta che mi capita. Ti è capitato magari in delle palestre di trovare, certo, dei pesi, ma non così. Cos'è? Ah no, è tipo un matrimonio. Ok, sì, sì, l'invito. Pensavo fosse questo luogo. Ma guarda qua, questa qua arriva dall'America, del 1997. Ma che storia, ed è ancora mai stata chiusa. Questa. Ma c'è, cioè, Harrods, è il simbolo di Harrods? Hallmark. Ok. Hallmark. Ma tu veramente renditi conto di questa persona francese, italiana, con contatti in America negli, perfetto, anni 90. Cioè eri una persona veramente tanto in vista, tanto, no, importante. Metto, ho spostato la mascherina un attimo per alzare la mia propria odore di tutto. Stanza. La domanda che proprio mi pongo, Beppe, è vedere tutte queste foto di questo bambino che, chissà dov'è, che ricorrono per tutta la casa. Esatto, chissà dov'è. Mm-mm. Perché in teoria lui è proprietario di questa casa, a meno che magari non avevano un'azienda ed è fallita l'azienda. Può essere sì che ti bloccano la casa, la è banca, però che l'avrebbero già venduta. Vabbè. Ma tu lo sai Beppe, io non ti so dire. Altra e cassetta. Qua abbiamo altre cassette Disney, ovviamente anche queste, amici, in francese. Anche se sotto, no, video premiere, quindi anche sotto ce l'abbiamo in francese, la videocassetta. La Belle e la Bête. La Belle e la Bête. Mentre questi, Beppe, non vorrei dire una stupidata, ma credo che siano tutti fumetti. Dici? Penso che sia una grandissima collezione di fumetti tipo Les Mystères de la Grande Pyramide. Non so se lo sto dicendo giusto, perdonatemi. Ma in teoria sì, questi sono tutti fumetti ovviamente anni 70, 80. E che meraviglia. È come andare adesso in un reparto della Mondadori dove è dedicato ai fumetti. E trovi tutta una serie di cose antiche, vecchie, è ma forte, bellissime. Tutto molto, francese. Molto forte. Tra l'altro qua abbiamo addirittura un qualcosa di Paul Shark. Non so se conosci il marchio. Niente amici, vi chiediamo un attimo di pazienza. Purtroppo l'umidità presente in questa casa ha cotto anche la fotocamera, tant'è che si è surriscaldata, quindi ora sicuramente per un paio di minuti è meglio non toccarla. Continuiamo col telefono perché comunque oggi abbiamo altre esplorazioni previste. Tanto e il cane non è che mi tranquillizza. No, il cane adesso sembra un po' la zona. Sì, la sì. Cominciare a dire, ma che cos'è? Vedo una luce. Sono d'accordo. Però noi proseguiamo mostrandovi quello che è rimasto in questa cassapanca a tutti gli effetti, Beppe, perché se poi spostiamo tutto, alziamo, dentro potremmo trovarci altre cose. Ovviamente non lo faremo. Però Beppe, ti va di provare ad aprire questa, che sembra tipo la cassetta, non so, dei trucchi? No, questa di solito è per per il cucito. Per il cucito. C'è la mia nonna uguale. No, vabbè. C'è tutto. Ma se veramente dovessimo stare qui ad analizzare ogni cosa rimasta, spenderemmo tranquillamente una giornata qui dentro. Tutto un giorno. Pensa a trovarlo con dentro i biscotti. Impossibile. Beppe, che dire, io vorrei vedere oltre quella vestaglia. Io già ho intravisto e non te l'aspetterai mai cosa c'è di là. Io mi aspettavo un bagno e una cabina armadio. Esatto, più che altro. Orca. Andiamo di lì. Ah. E poi arriviamo lì comunque. Va bene, volentieri. Amici, davvero, finora tutto ci ha sorpreso. A parte che adesso vi faccio vedere una cosa che non avevo notato finora. Beppe, ho pure finito la memoria sul telefono. Siamo tornati in 8K. Sì, sì, sta andando tutto completamente in disagio, ma ecco, volevo farvi vedere questa cosa che prima non avevo notato. Guardate anche tutti i maglioni impilati uno sopra l'altro, quanto è meraviglioso tutto questo. Beppe, cambiamo stanza perché davvero altrimenti passiamo un'ora per stanze, quindi torniamo a casa stasera con un'esplorazione. Adesso Matt non te l'aspetti comunque. Guardiamo solo questa cosa qua, Beppe, mi piacerebbe, cioè, scoprire l'acqua guizza quando scade, guarda, nel 2021, cioè, perché è parecchia pulita, amici, so che molti di voi ce lo faranno notare, come noi però vi facciamo notare qui effettivamente che c'è quel leggero strato di polvere. E qui abbiamo proprio
come ci diceva Beppe, giù per il pianoforte, tutti i tardi che si stanno mangiando i mobili. Quindi... Comunque vedi com'è cremosa sta polvere. Sì, sì. Se sì, tu sì. la vedi poco perché c'è l'umidità che la scioglie. È vero, è vero, è vero. Arriva altra polvere, si scioglie e diventa una crema. No, ma questo non l'avevo visto. Guarda tutte queste foto. Sì. Qui, amici, stiamo ufficialmente dando dei volti alle persone che vivevano in questa casa. Probabilmente questi sono i proprietari. Sì, e questo è il figlio che spesso rivediamo in giro. E qui fuori probabilmente siamo proprio...